Salve a tutti ragazzi, bentornati su Farming Simulator 22. Oggi siamo sulla mappa Oberon. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale che è gratuito, iscrivetevi e lasciate sempre un bel pollicione all'insù. Allora ragazzi, siamo tornati qua in Francia, nelle terre francesi, viva la France. Allora, era da un po' che non tornavamo in questa serie, quindi non ricordo neanche quello che stavamo facendo. Vediamo un po' un attimo il da farsi. Allora, situazione cambi, stiamo a ottobre, qua non c'è niente da fare a parte raccogliere questa la paglia. C'è da raccogliere. Qua avevamo la produzione di spaghetti che dobbiamo andare a vendere. Poi qua avevamo l'erba, qua sempre la paglia, ok. Poi, sicuramente c'è da raccogliere l'uva. Perché stiamo a ottobre, mi pare che è da raccogliere. Vediamo un po'. Sì, è da raccogliere, ok. E quindi possiamo fare la raccolta dell'uva volendo. Vediamo un po' l'altra cosa stiamo facendo. Ah, qua ancora la raccolta del cotone. Ci abbiamo da raccogliere qualche altra balla. E ci abbiamo da raccogliere un altro campo che è questo qua, il 9, che non è pronto. Ma scusate, il cotone, no? Il cotone. Forse dobbiamo aspettare novembre quel campo perché non è pronto. Ok. Allora, questo lo mando. Dobbiamo andare sempre qua alla filanda, se non sbaglio. Sì. Perfetto. Ok, raga, e a sto punto, sai che possiamo fare? Volevo farvi vedere innanzitutto due mod che sono uscite ieri. Una riguarda un autoload IT Runner, anche sia per PC sia per console, quindi un autoload per caricare i pallet e i liquidi che mo andremo a vedere. E poi un'altra mod che serve molto utile secondo me. E vediamo un attimo, non mi ricordo. È anche per anche quest'altra è anche per console. Allora, io direi di iniziare subito con questa qua. Vediamo un po' dove sta innanzitutto. Dovrebbe stare a produzione. In pratica è una mod molto utile, soprattutto serve per le stalle degli animali, soprattutto quelle di pecore e di galline. Che in pratica, tanto fammela trovare che non ricordo dove sta, se ci sta, se l'ho messa soprattutto. Qua io non la trovo, forse sta a punti vendita. No. A to cacchio sta? Mamma mia. Qua non ci sta sicuro. Un attimo, vado a ritrovare, raga, che qua devo fare una bella pulizia di mod che non uso perché qua ogni volta che trovo una cosa ci sta da fa. Allora, dove stai? Dove sei? Qua non c'è. Qua non c'è, forse animali? No, non penso. Forse pecore. Ah, eccole qua, sì. Eccola qua. Allora, in pratica, questa qua serve. Dobbiamo mettere innanzitutto davanti qua dove spawna la lana. In pratica, questa funziona come diciamo una produzione, nel senso che bisogna impostarla, possiamo mettere o distribuzione o vendita. In pratica, se mettiamo distribuzione, i pallet di lana ce li distribuisce direttamente, per esempio alla filanda, li porta direttamente là, oppure ce li può vendere. Però una cosa importante da fare quando si mette questa mod, vediamo un attimo dove mettiamo le aree interattive. Allora, andiamo ad animali, pecore. In pratica il trigger deve stare sovrapposto a quello della stalla. Ad esempio così. Noi la mettiamo qua. Eccola qua. Eccola qua. E ci mettiamo
distribuzione, così in modo tale che la lana che mi fa la stalla delle pecore me le manda direttamente alla filanda dove mi serve, insomma. Se no possiamo mettere vendita e in questo modo ce le vende direttamente. Mo' queste qua che stanno qua, raga, non ce le sposta, cioè queste dobbiamo levare da soli, però quelle successive che si spawneranno dopo verranno distribuite direttamente alla filanda, quindi io direi di fare così. Tanto leviamoci queste da qua in mezzo, anzi le sta a prendere già lei, mi pare, o no? Sì, ok, le sta già a prendere lei, vedete? Perfetto, quindi facciamo così, prendiamole tutte. Vedete? E così in modo tale, ragazzi, queste invece di portarcele io alla filanda, ci vanno in automatico. Mod molto utile che vi consiglio, straconsiglio, ragazzi, perché è davvero fantastica questa cosa. Ci leviamo quest'altro lavoro, anzi questa muovo perché c'ha la, vedete, c'ha la capacità massima di 5.000 litri può contenere, però la mia filanda è strapiena perché ci ho portato le balle di cotone, sicuramente è strapiena. Andiamo un po' dove sta la filanda, vedete, vabbè la lana no, la lana no. Vabbè, ora ci dovrebbe andare. Comunque sia. Comunque sia, è molto comoda. Poi l'altra è quella delle galline. Andiamo a galline. Eccola qua. Stessa cosa. Trigger deve stare sempre sopra l'altro trigger. Perfetto. E anche qui. Questo che è sto triggerino qua, non ho capito che co a cosa serve. Vabbè. Pure qua metterò per esempio le uova. A dove le mandiamo le uova? A dove ci servono? Per fare le torte, giusto? Sì. E queste le possiamo mettere in distribuzione, anche le uova. Facciamo distribuzione. Oppure possiamo mettere vendita. E questa è la mod. Il nome si chiama Automatic Shipping of Animal Products. Questa è una mod. Poi l'altra andremo a vedere il Litty Runner. Allora, tanto ci serve un camion che può caricare i scarrabili, insomma, prendiamoci questo qua, lo noleggiamo. Mentre si trova a varie, i rimorchi stanno su varie, eccoli qua. Questi sono per console, quindi c'è questo che è per i pallet, quindi lo noleggiamo. E quest'altro è per i liquidi, che ce li mette sotto forma di barili quando li carichiamo. Possiamo caricare fertilizzante liquido, erbicida, diesel, acqua e additivi per insilato. Ma questo non lo andiamo a provare, tanto comunque quello che a me mi interessa è questo qua dei pallet che andremo subito a provare perché c'ho un po' di pane da caricare. Quindi dispieghiamo il nostro gancio. E ce l'andiamo a caricare. Comunque quella degli animali, ragazzi, è una mod straordinaria, mi piace tantissimo. Ok, perfetto. Allora, andiamo a caricarci, andiamo a provare questo autoload per console. Ce l'andiamo subito a provare. Comunque adesso ultimamente stanno usciti tanti autoload per console. Dovreste essere abbastanza contenti, insomma, visto che i modder pensano molto pure alle console, quindi.
Allora, andiamo a caricare il pane, vediamo un po' come funziona. Come funge, come funge. Allora, vediamo un po' come, che dovremmo qua. Carica container, ok. Ah, lo dobbiamo scaricare a terra per caricare, raga, eh. Vedete, già sta a caricare. Perfetto, in automatico. Quindi basta che lo mettete giù a terra e ve lo carica. Però ci dobbiamo mettere un po' più vicini. Oh, carica. Scarica, carica, carica. Perché non li carica quest'altri? No, eccolo qua. Sti trigger a macello, sti autoload. Devi mettere la posizione giusta, perché sennò se non lo prendete vi impazzite. Vedete? Ok. Ok, perfetto. Lo ricarichiamo. Mentre per vendere, per andare a scaricare, non serve che lo ributtiamo giù, insomma. Questo è quanto. Voglio fa pure un'altra prova. Vediamo un po' dove c'abbiamo qualcosa di. Se possiamo caricare pure materie, insomma, pallet diversi. Vediamo un po' che ci abbiamo di. Possiamo andare a caricare. Vediamo un po' un attimo. Allora, la farina, no. Pomodori. Possiamo andare a vedere se possiamo caricare i pomodori. Dai, ciao. Andiamo a vedere se possiamo caricare i pomodori. Oppure se è soltanto pure questo, possiamo caricare un tipo alla volta o possiamo immischiare, insomma, i vari pallet. Mo, vediamo un po', io non l'ho provato. Vorrei, sono curioso di vedere, insomma. Oddio, come so. Perché c'avevo la. Stavo girato. Ok, dai. Andiamo in farm, andiamo a vedere se riusciamo a caricare la lattuga, i pomodori. Comunque, due belle moddine sono uscite ieri e io ho voluto portare. Tutto so anche per console, raga, una gran cosa. Oppla, lo sapevo, bastardo. Non si fermano, non si fermano proprio. Vediamo un po' se magari ce li caricasse. Magari. Vediamo un po', scarichiamo un attimo, vediamo un po'. Tante le volte. Ma ne dubito, eh. Ne dubito. E infatti non ce le carica queste. Allora, queste qua non ce le carica. Giusto, no? No. Allora facciamo un'altra cosa. Andiamo allo shop. Compriamo un paio di pallet, che ne so, di farina o di zucchero, insomma. Perché là la mod parlava, insomma, di pallet delle produzioni, non delle serre, quindi. Può essere pure caricare quelle delle serre, però sempre per il fatto che carica un tipo di pallet alla volta, insomma. Però so curioso di vedere, guarda ste macchine, mamma mia, guarda. Allora, andiamo a vedere qua. Allora, compriamoci un pallettino di. Pallettino di, che ne so, di zucchero. Vediamo, compriamone uno solo. Così vediamo se ce lo carica. Vediamo un po'.
No, raga, niente da fa. È sempre la solita storia. Dobbiamo caricare sempre un tipo di pallet alla volta. Vabbè. Pazienza, ci ho provato, raga. Pensavo che questa mod lo poteva fare, invece niente. Comunque è sempre, insomma, una mod valida che vi consiglio. Io ci ho provato, però niente da fare. E va bene. Mo ce li vendiamo qua. Andiamoceli a vendere. Mo ce li vendiamo qua, va. Oh. Andiamocelo qua. Ok. Vabbè, questo lasciamolo qua. Abbiamo fatto giusto la prova. Allora. No, volevo mandare un po' avanti il tempo e vedere se sta lana che sta qua dentro va alla filanda. Vediamo un po' un attimo. Sì. Prende la presa. Ok, perfetto. Andiamo un po' alla filanda se ci sta. Vedete? Eccola qua, 5.000 di lana. Perfetto. Perfettissimo, ragazzi. Bellissima sta mod. La userò, ragazzi, penso, dovunque metto le pecore o galline, roba varia. La metterò, ve la consiglio. Ok. Così evito di, insomma, di farmi tutti quei viaggi fino sopra alla filanda. Ce li manda lei, eccola qua. Perfetto. Ok, e vediamo un po' l'altro che fine ha fatto. Lo sapevo. Ma perché questo qua si cappotta ogni volta? Non lo so perché. Come fa a cappottarsi? No, non lo so. Non lo so. Vabbè, qua stiamo strapieni di cotone. Scarichiamo pure l'altro cotone qua. Ok. E qua gli abiti. Magazzinamento. Gli abiti ce ne stanno ben pochi. Tessuto qua. Ok, qua sta a posto. Vabbè, ragazzi, concludiamo qua. Io, insomma, spero che queste mod che vi ho portato, insomma, vi sono piaciute. Ve le straconsiglio. Soprattutto questa qua, ragazzi, che è veramente molto utile e comoda. Ci fa risparmiare un sacco di tempo. Eppure quella dell'autoload per console, che insomma, se vi piace di usare il camion per trasportare i pallet, è un'ottima mod. Ok, ragazzi, concludiamo qua. Iscrivetevi al canale, lasciate sempre un bel pollicione all'insù. Vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.